Lombardia. Beh, ovviamente ringrazio Francesco, perché quella che ci offre per me è sempre un'opportunità. Noi abbiamo questo filo che ci lega stretti a Maristella, perché Maristella è stata un'insegnante delle scuole di Magenta, in particolare della 4 giugno 1859, quindi poi Sandro, che è il fiduciario, magari racconterà qualcosa in più anche sulla persona. Per noi l'idea è quella di trasmettere ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, l'idea dell'aiuto, dell'attenzione all'altro, che può essere il nostro vicino di casa come una missione lontana. Quindi è un concetto per noi importantissimo in un mondo come questo, dove il gesto di solidarietà sembra così lontano, l'attenzione a chi è vicino a noi o distante da noi e soffre può essere distante, e quindi riappropriarci di questa dimensione proprio in un momento come l'attuale di grande egocentrismo, perché non è solo dei ragazzi, è una società egocentrica, egoista e utilitaristica. Quindi gli input che arrivano sono questi, purtroppo, e quindi ogni volta che la scuola, la famiglia, un'associazione rema in un senso diverso, nel senso dell'aiuto, della solidarietà, dell'attenzione all'altro, bisogna assolutamente coglierla e sfruttarla. Quindi per me, ripeto, quella che ci offre Francesco, che ci offre l'associazione, è un'opportunità di crescita per noi, per i nostri ragazzi, e quindi la cogliamo. E io anche l'ultima, che chiami provocazione, la faccio subito mia, nel senso che fin da adesso dico che parlerò con i miei docenti perché possa diventare tutto questo davvero un aspetto pregnante, forte del nostro lavoro con i ragazzi, e quindi diventare quasi stabilmente, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, un appuntamento fisso. Quindi questa è un po' l'idea. Darei la parola ai miei docenti, che spiegano velocemente che cosa abbiamo potuto fare. E partendo con un pochino di anticipo, avremmo potuto fare ancora di più, e questa era nelle nostre intenzioni. Avremmo magari potuto coinvolgere più plessi scolastici. Il nostro istituto è molto grosso, sono 9 plessi, quindi l'idea è quello di un ampliamento, diciamo, di questa partecipazione. Come diceva Francesco, molti erano già impegnati in maniera davvero importante con altri progetti, è mancato un po' il tempo materiale più che la volontà, quindi diciamo che su questo sicuramente la motivazione è unicamente questa. Poi spiegherà Sandro. Comunque, rispetto, diciamo, al discorso di dare, di offrire, noi già in via permanente prevediamo sempre che nell'ambito delle feste di Natale della scuola 4 giugno ci sia sempre una raccolta di fondi che poi vanno a Maristella e vanno alla missione in Togo. È un momento difficile anche per le scuole, i soldini sono pochi, le famiglie hanno difficoltà, quindi come dire, raccogliere questi fondi e poi non tenerli per le nostre utilità è anche questo un gesto di generosità e di attenzione. Cioè, noi non abbiamo tanti problemi, ma non siamo noi soli al centro del mondo, c'è chi può aver più bisogno di noi. E secondo me il gesto del donare ha più significato quando il donare vuol dire privarci noi di qualche cosa, perché quando si ha l'abbondanza donare è facile, quindi è maggiormente rappresentativo veramente della convinzione, dell'animo che guida i nostri docenti, i nostri ragazzi, fatto in un momento difficile come questo. Grazie. Bravo. Sì, quest'ultimo, se posso permettermi, è l'aspetto che del progetto, dell'idea e dell'iniziativa piace di più anche a me. Educare, cioè l'idea di educare i ragazzi a riconoscere i bisogni
altrui, come diceva Maria Cristina, noi viviamo in una società che, come dire, nella quale i singoli, come dire, sono abituati a percepire i propri bisogni e a pensare che, come dire, il soddisfacimento, no, delle proprie esigenze personali sia un obiettivo prioritario. Far capire, ecco, ai ragazzi fin da piccoli che ci sono anche le esigenze degli altri e, come dire, aiutarli anche a capire, come dire, a farsi una gerarchia dei bisogni, sono bisogni di qualunque genere e alcuni sono prioritari, più importanti rispetto agli altri. Quindi coinvolgerli in un progetto che li educa alla solidarietà e al riconoscimento dei bisogni altrui è importantissimo. Cioè, la nostra scuola, dopo appunto anche le recenti e ultime riforme, si pone proprio l'obiettivo di formare la persona. È una scuola incentrata sulla persona, la trasmissione dei contenuti culturali è importante perché, come dire, la cultura contribuisce a creare, a fare la persona, ma della cultura non fanno parte soltanto gli insegnamenti disciplinari tradizionali, l'italiano, la matematica, le lingue straniere, ma ci sono anche i valori. Quindi un ragazzo che ha imparato benissimo l'inglese, che sa fare i conti meravigliosamente, risolvere i problemi più complicati, che parla e scrive in italiano impeccabile, ma che poi non ha conosciuto, non ha sperimentato e nella vita, ecco, tutti i giorni non sa dare il valore alla solidarietà, è un ragazzo istruito ma non è una persona. Quindi progetti di questo, le iniziative di questo genere ci aiutano a costruire le persone, quindi noi ci auguriamo in futuro di poterli, come dire, arricchire, implementare ulteriormente. Mi auguro anch'io che il prossimo anno si possa coinvolgere un numero maggiore di classi e quindi su questo, come dire, prendo anch'io un impegno. Grazie. No, i due fiduciari, andiamo per gerarchia. Parto io? Sì. Io sono Giacobbe e lavoro alla 4 giugno di Magenta. Siamo avvantaggiati rispetto ad altre scuole perché sono tanti anni che collaboriamo con Maria Stella e sono 16 anni che lei è andata in Togo e quindi sono 16 anni che noi organizziamo la giornata della solidarietà dove tramite varie attività che negli anni sono state modificate raccogliamo dei fondi da mandare. Oltretutto è un discorso anche educativo dei ragazzi perché si chiede anche a loro magari di fare una piccola rinuncia per versare qualche soldo e quindi per farli renderli più partecipi. Collaborano con noi anche dei genitori naturalmente per questi eventi e viene visto quindi non solo come un movimento di solidarietà per versare dei soldi, per dare un fondo a una causa molto molto importante, ma soprattutto per anche una crescita educativa e personale dell'alunno che si rende conto delle realtà diverse e dei problemi delle altre civiltà, società, nazioni e quindi cresce. Un'altra cosa molto importante è che una volta l'anno Maria Stella ci fa l'onore di presenziare da noi presentare tutti i lavori fatti, quindi gli ospedali, si è fatto un reparto nuovo, sono riusciti a fare un'aula nuova e questo è un altro momento di crescita perché tutta la scuola ascolta e vede i lavori fatti grazie anche magari al nostro piccolo contributo. Quest'anno c'è un'altra cosa da dire, Francesco ci ha proposto questa collaborazione, se mi stavo dimenticando, e siamo un po' in ritardo, però il professor Sesa ha cercato di, con le classi prime, di organizzare anche loro dei lavoretti in extremis da portare, e speriamo che facciano in tempo, comunque lo faranno. Sono qui adesso, ma arriveranno. Sì, sì, perché siamo stati proprio con dei tempi molto ristretti e insomma... Lui diceva, ma io sto facendo, e allora abbiamo trovato qualche cosina da presentare, da fare, e li porterà poi a Francesco. Quindi un ulteriore, poi anche il ragazzino, insomma, il proprio lavoro che viene portato, è un momento anche questo di crescita personale. Grazie. Io invece parlo per la scuola di Ponte Nuovo e a nome di tutte le colleghe
inizio col dire che la proposta che ci ha rivolto Francesco è stata sicuramente accettata di buon grado dalla nostra scuola, anche perché da qualche anno, proprio per recuperare dei fondi che possono servire alle piccole cose della scuola, noi organizziamo una piccola vendita all'interno della nostra scuola, rivolta più che altro ai genitori, quindi degli alunni. Quindi verso già da metà di novembre allestiamo proprio uno spazio all'interno del salone che noi chiamiamo la bottega degli gnomi, dove i bambini, anche nei momenti liberi, a volte anche nell'intervallo, nel dopo mensa, oltre che nei momenti proprio strutturati che possono essere le ore di arte e immagine, possono recarsi insieme ad un insegnante e fare con quello che c'è, quello che più in quel momento pensano di voler realizzare, no? Può essere, per esempio, quest'anno abbiamo recuperato tantissimi barattoli del caffè rivestiti, che hanno preso poi un'altra forma e un altro uso. Quindi diciamo che i nostri bambini sentono molto questa cosa, perché è una cosa che a loro piace, perché è comunque un'interruzione anche magari di un momento di lavoro faticoso, no? Quindi quando è arrivata la proposta di Francesco, in realtà noi non avevamo pensato di devolvere parte dei nostri lavori ad un'altra associazione. Quindi abbiamo parlato con i bambini dicendo: cosa possiamo fare? Siamo un po' in ritardo, facciamo qualcosa di specifico per loro, per questi bambini del Togo. Ed è stato molto bello perché loro hanno detto: ma no, maestra, facciamo così, abbiamo fatto tante cose, andiamo a scegliere quelle venute meglio e le portiamo, no? Quindi questa cosa a noi insegnanti poi ha fatto molto piacere, perché si rifà proprio al concetto di solidarietà, che non è ho qualcosa in più e lo dono, ma è mi privo di qualcosa che avevo fatto per me, che avevo fatto con entusiasmo perché pensavo di magari farlo comprare alla mia nonna, alla mia mamma, alla mia zia, e lo dono. E la cosa bella è che hanno veramente poi scelto le cose confezionate meglio, venute meglio, perché cioè, si sono sentiti anche proprio investiti di una responsabilità maggiore. Quindi questo ci ha dato veramente una grande opportunità di rivedere insieme a loro che cosa significa essere vicini ad altri con quello che si ha, non necessariamente con qualcosa in più. E quindi siamo stati proprio contenti in questo nostro laboratorio, diciamo in questo nostro percorso creativo. Abbiamo come sempre l'aiuto anche dei genitori della scuola Gianna Molla Beretta, che anche loro a casa con i bambini a volte confezionano cose, le portano. Quindi diciamo ci ha fatto molto piacere, parlo appunto a nome anche delle colleghe che hanno assolutamente accolto volentieri questa iniziativa, che speriamo si ripeta. Infatti i lavoretti alcuni li vedete sugli scaffali di quelli che hanno portato. Aggiungo, è stata anche una bella occasione per creare qualcosa insieme anche con l'aiuto dei genitori, cioè che sono stati proprio coinvolti, c'era il venerdì pomeriggio, per cui una bambina non piccola di quinta raccontava di un venerdì pomeriggio, una bambina della scuola, che sembrava di essere nel paese degli elfi, perché hanno messo sottofondo basso le musiche natalizie. Per cui questo sottofondo di musiche e di melodie natalizie intanto creava tranquillità, per cui non era un momento agitato. Divisi in piccoli gruppi, tutti che ascoltavano la musica, le mamme che avevano portato del materiale, perché i soldi certo sono quelli che sono, un po' di materiale da portare, hanno aiutato i bambini, perché divisi in piccoli certo gruppi. E quindi il commento è stato: sembrava di essere nel paese di Babbo Natale, noi eravamo gli elfi. Per dire che diventa per loro anche un momento piacevolissimo, crea questo clima molto bello, i genitori partecipano, quindi